teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. Signor che tapi, quant'è importante la fi. Canta, canta con lene, balla, balla con fede. Se non stai tempo vai in galera, per colpa dell'Africa. Bunga, bunga con lene, bunga, bunga con fede. Se non stai tempo vai in galera, per colpa dell'Africa. Hai detto 17? Beh, dicevo così per scherzare. Allora ci vengo, sì. Ma che 17, dottor? 18. 18? Ma hai ingannato. Agli anni 6 di reclusione ne chiede la condanna. Ad anni 6 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici. Io mi sono sentita smarrita. Smarrita perché non riuscivo a capire le ragioni per le quali dei rappresentanti delle istituzioni avevano invaso il Palazzo di Giustizia. Pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza. Visti gli articoli 521,1, 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti, qualificato il fatto di cui a capo A dell'imputazione come concussione per costrizione, ex articolo 317 Codice Penale, nuova formulazione. E ritenuto la continuazione, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli articoli 317 bis, 29 e 32 Codice Penale, dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena. Visto l'articolo 240 Codice Penale, ordina la confisca dei beni sequestrati a El Marug Karima e Luca Risso. Dispone la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede, per le sue valutazioni, delle trascrizioni dei verbali di udienza relative alle deposizioni di Passaro Antonio, De Consecao Santos Olivera Michel, Facchineri Serena, Valentini Valentino, Archi Bruno, Estorelli Giuseppe, Iafrato Giorgia. Chiara Berlusconi Silvio colpevole del reato a lui ascritti, qualificato il fatto di cui a capo A dell'imputazione come concussione per costrizione. Una condanna ben più dura di quella che era stata la richiesta della pubblica accusa e pronunciata davanti alla stampa di tutto il mondo. 7 anni di reclusione per Silvio Berlusconi, condannato anche all'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Finisce così in primo grado il processo Ruby, da sempre considerato il più odioso da Silvio Berlusconi, condannato per i più odiosi dei reati, prostituzione minorile e concussione per costrizione. Reato più grave della indebita induzione, prevista da una recente modifica legislativa e alla quale si era rifatta l'accusa nel chiedere la condanna. In aula, assente Ilda Boccassini, ascoltano il verdetto il procuratore capo di Milano Edmondo Bruti Liberati e il PM Antonio San Germano. I giudici hanno stabilito anche il sequestro dei beni di Karima El Marug e del compagno Luca Risso e la trasmissione alla procura delle dichiarazioni rese in aula da alcuni testimoni affinché i magistrati ne valutino l'eventuale falsa testimonianza. Tra loro ci sono anche le olgettine che avevano dichiarato di ricevere denaro dall'imputato. Una sentenza al di fuori della realtà, ma che era attesa, dicono gli avvocati Ghedini e Longo, che annunciano ricorso in appello. Era una sentenza per me larghissimamente attesa, una sentenza che è completamente al di fuori della realtà e al di fuori degli atti processuali. Nessun riferimento al governo, nessun riferimento agli avversari politici. La nota con cui Silvio Berlusconi commenta la condanna che lo ha colpito è dura, ma non sfiora neanche la questione della tenuta del governo. Una sentenza incredibile, di una violenza mai vista, commenta il Cavaliere, una sentenza emessa a rincara per cercare di eliminarmi dalla vita politica di questo paese. Un colpo di Stato, un giudizio che fa paura, rincarano dal PDL, che però di riflessi sull'esecutivo Letta non vuol parlare. Questa è una sentenza da tribunale speciale, è una sentenza che
accentua e fa fare un salto di qualità alla criminalizzazione in atto di Berlusconi, ma colpisce anche i 9 milioni di elettori che lo hanno votato. Ed è anche una sentenza che punta a far saltare il quadro politico esistente. Il Partito Democratico si limita ad una nota di presa d'atto in cui si ribadisce il rispetto per ogni sentenza. Un silenzio che non passa inosservato in casa 5 Stelle. Rischiano di perdere il capo, ironizzano i grillini che sul Cavaliere sono tranchant. Deve andare in galera, cioè nonostante noi siamo garantisti, Berlusconi è indegno che sia senatore, è indegno che possa legiferare. In Italia chi è condannato non può essere un bidello, ma può fare il senatore, questo è inaccettabile, per cui Berlusconi deve andare in galera. Fino a che non andrà in galera, questo paese non sarà libero. Più cauto nei modi Vendola. L'Italia avrebbe avuto il diritto di chiudere politicamente la stagione del berlusconismo, tuttavia questa sentenza è un carico di ombre veramente pesante. Il Cavaliere invece ha assicurato che resisterà e andrà avanti. Intanto oggi è atteso proprio a colloquio con Enrico Letta. Rappresenta uno spartiacque questa sentenza, Presidente, anche politico, il prima e il dopo. Rappresenta un momento molto grave. Vi è una sentenza che è destinata inevitabilmente a incidere sulla politica. Una sentenza nella quale i giudici, per cercare di motivare successivamente la condanna, sono costretti a trasmettere al pubblico ministero per falsa testimonianza gli atti di tutti i testimoni diversi da quelli dell'accusa. Dal regista del Nome della Rosa, Jean-Jacques Annaud, la storia di un uomo e della sua incredibile avventura. La guerra lo mise alla prova. Il destino lo sfidò, finché un giorno si ritrovò in un mondo proibito che lo avrebbe cambiato per sempre. Sette anni in Tibet. Che mi ha telefonato oggi. Sono passati 5 anni dalla prima udienza preliminare. L'imputato non ha fatto altro che sottrarsi al processo. Non si è presentato in aula quando si era impegnato a farlo. Si è dato da fare in ogni modo per far approvare delle leggi il cui fine era quello di impedire che si celebrasse e si portasse a termine questo processo. Quello che era in gioco in questo processo, a un certo punto, era la possibilità stessa di celebrarlo. Il fatto che la magistratura fosse in grado di svolgere le sue funzioni a servizio dello Stato. Presidente, un'ultima cosa prima che la Corte si ritiri. Spero che voi siate consapevoli del fatto che con la vostra sentenza potreste cambiare la storia del nostro Paese. Presidente? Presidente? Sì? Hanno chiamato da tribunale. Hanno detto che sono pronti. Anche noi siamo pronti. Andiamo. Presidente, cosa prevede per la sentenza? Questo processo finalmente è finito. Che ci vuole dire? Che vuole dalla sentenza? E lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, all'interdizione legale per la durata della pena. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 60 giorni. L'udienza è tolta. E allora eccoci qua. Sul caso Rubì si è detto tutto, il contrario di tutto. Si sono fatti correre fiumi di inchiostro e una sentenza che in fondo abbiamo già commentato da almeno 2 anni. E su questo le posizioni dei due fronti talebani sono note. Da un lato quella che pretende dirci che Rubì era nipote di Mubarak e che non è successo nulla, tutto al più una scena elegante. Dall'altra quella di coloro che considerano questa condanna una sorta di liberazione. Ebbene, siccome per anni abbiamo ripetuto che il reato c'era e che i magistrati facevano bene
a giudicare Berlusconi come si giudica qualunque altro cittadino. Siccome ancora ieri ci sembra normale che un presidente del Consiglio sia un uomo come tutti gli altri, oggi si può dire con una punta di rammarico che c'è un problema politico. E il problema politico è questo: non è un'idea nuova, ma è un'idea che la sinistra dovrebbe fare sua. Posto che la magistratura deve fare il suo lavoro, sarebbe assurdo se si pensasse o addirittura se ci si augurasse che questa condanna metta politicamente fuori gioco Berlusconi. Io ho un'idea molto chiara: uno può essere colpevole, ma non si può pensare che la condanna sia una scorciatoia per togliere di mezzo Berlusconi. Quindi bisognerebbe trovare una posizione molto difficile oggi, cioè da un lato dire che la magistratura fa indipendentemente il suo corso, dall'altro sperare che le elezioni, magari elezioni anticipate, magari elezioni che avvengono perché il governo cade apparentemente su un altro tema, come un punto d'IVA, diventino per Berlusconi l'occasione di una rivincita. Mi stanno cancellando e quindi ho diritto a difendermi con l'unico strumento che ho, il consenso popolare. Perché in questo modo Berlusconi ridiventerebbe l'unto del Signore. Io ancora adesso sogno un paese in cui se Berlusconi se ne va è perché viene sconfitto sul campo con i voti e sulla partita delicatissima e importante della maggioranza del paese. Tre selezioni oggi comincia qui. Beh, mi sembrava che ci aspettavamo questo, essendo in questo tribunale. Sappiamo bene, quello che io volevo vedere in faccia erano le donne, perché in questo caso hanno usato altre donne per colpire un uomo, perché qua di giustizia oggi non c'è assolutamente niente. Questa è una farsa, è un processo che non avrebbe mai dovuto celebrarsi, non c'è la concussione, non c'è niente, ma sappiamo che questa è una sentenza politica e quindi oggi volevo rendermi conto. Quale sarà la vostra reazione, onorevole? La nostra reazione in che senso? La vostra reazione, avete in programma già qualcosa, proteste? No, non abbiamo in programma assolutamente niente. Il governo rischia adesso, rischia di... Ma guardi, la non giustizia col governo non c'entra. Questo governo l'ha voluto Silvio Berlusconi per un gesto di responsabilità e di amore per il paese, quando gli altri non lo volevano, per cui il governo andrà avanti se ci sarà l'azione di governo. Teleselezione.